La Corte di Cassazione svincola il Gran Hotel Santa Maria di Castellabate. La lussuosa struttura era finita lo scorso anno al centro di una vasta indagine condotta dai militari della Guardia di Finanza di Agropoli con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Dieci le persone denunciate, a carico delle quali erano stati ipotizzati reati di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio, frode fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte anche mediante l'utilizzo di scatole cinesi e L'assunzione di cariche societarie da parte di Pressanome. Oltre alle denunce e alla richiesta di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di due imprenditori, erano stati apposti i sigilli alla famosa struttura alberghiera cilentana. Nei giorni scorsi c'è stata la pronuncia della Corte Suprema. Di fatto ha rigettato il ricorso presentato dai Pubblici Ministeri di Vallo della Lucania contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno, che il 5 dicembre si era espresso negativamente sulla legittimità del sequestro preventivo emesso dal GIP Vallese. Il 14 novembre infatti il giudice per le indagini preliminari ritenendo sussistente il reato di bancarotta fraudolenta prefallimentare aveva accolto le richieste del pubblico ministero. I giudici della Cassazione nel porre fine all'intricata vicenda hanno tra l'altro accolto la memoria difensiva presentata dal legale dell'imprenditrice Nicoletta Carrano, l'avvocato Franco Maldonato. Nell'articolato documento il difensore ha anche posto Posto in evidenza che il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare va depositato nella cancelleria del Tribunale del Riesame che ha emesso la decisione contestata. L'avvocato Maldonato, nella memoria, ha rilevato che l'atto di opposizione dei pubblici ministeri cilentani è stato invece ritualmente presentato presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.